tu sei anche consulente di personal branding, per cui utilizzi, almeno ipotizzo che utilizzi questi concetti per aiutare i tuoi clienti a crearsi dell'identità, ovviamente nello specifico nell'ambito lavorativo, che però devono tener conto anche di tutte queste altre sfaccettature per dare una coerenza, un brand esattamente. In questo caso l'utilità di questi concetti che tu hai sviluppato nel libro hanno proprio una valenza pratica oppure restano comunque nel teorico? No, no, c'è sicuramente una valenza pratica, nel senso che, per esempio, io quando mi occupo di personal brand o di brand più in generale, di branding, quindi per i professionisti e per le imprese, il concetto di cui parto è che noi narriamo continuamente noi stessi, ci raccontiamo, e questo lo facciamo consapevolmente o inconsapevolmente. Sul piano professionale, quello che consiglio sempre è di tener conto di questo fatto. Cioè di essere consapevoli del fatto che noi siamo in una continua autonarrazione. E nel momento in cui ci narriamo, allora a quel punto, soprattutto se siamo in un contesto appunto economico, produttivo, allora forse è il caso di farlo in maniera intelligente, in maniera strategica, pensata e quant'altro. Questo però a volte noto una sorta di equivoco su questo. Non è fingere, non si tratta di fingere di essere qualcos'altro, anzi, quello che dico sempre alle persone che aiuto, ai clienti, è proprio di cercare di, come dire, costruire una narrazione di se stessi che sia coerente e che sia anche difendibile da attacchi nel momento in cui qualcuno ci dovesse accusare di invece fare delle cose in contraddizione rispetto a quello che abbiamo fatto in passato, no? Non dobbiamo cercare di essere diversi da quello che siamo, dobbiamo semplicemente, insomma, Sì, non è così è un modo di dire, semplice. certo, valorizzare i nostri punti di forza. Parlo di mercato, di professioni. Dobbiamo valorizzare i nostri punti di forza. E se è possibile, diciamo così, svilire e smussare quelli che possono essere punti di debolezza. Ma non c'è una finzione sul mercato, io sono profondamente convinto di questo, una finzione sul mercato che a lungo andare non viene smascherata. Certo. Quindi non si tratta di mentire, diciamo così. Se di finzione dobbiamo parlare di una finzione intesa in senso molto più generico, no? Non molto selettivo, Certo, anche perché dall'altra parte, cioè nell'ambito del mercato, ma dalla parte del consumatore, ci sono delle identità nuove che sono ad esempio i prosumer, che sono gli evangelist, gli influencer, eccetera. Non so se ti è gradito utilizzare questi termini, visto che c'è stato ultimamente delle polemiche proprio su questo, però comunque esistono queste identità, questo modo certo. di essere soprattutto in rete. E quindi l'autenticità che si chiede al brand, che sia un brand individuale piuttosto che un brand aziendale, è proprio quello di essere smascherabile nel buono e nel cattivo, nella cattiva identità, no? Sì, sono convinto di questo, anche perché, come dicevamo prima, c'è una forte tendenza alla demolizione dell'autorità nel momento in cui, soprattutto nei processi di consumo. Se prima c'erano delle certificazioni di qualità e delle certificazioni di capacità da parte di alcuni soggetti di fare mercato, di stabilire le dinamiche di mercato, eccetera, adesso è molto meno così. Per cui adesso per consumare io semplicemente mi confronto con i miei pari, no? Con altri consumatori che non hanno nessuna autorità precostituita, non c'è nessuna certificazione del fatto che sono Esperti di un autorevoli o certo. esperti, no? In un determinato ambito.
partito, ma la loro esperienza, quindi la loro autorevolezza, deriva dal fatto che hanno fatto uso, no, del prodotto, del servizio che io stesso voglio comprare. Quindi vado su una piattaforma online, vado in rete e mi informo e costruisco la mia versione di quella merce, la mia opinione, no, di quella merce. Quindi in questo caso io soggetto mi sono creato comunque un'identità, che è quella del consumatore consapevole. Certamente, ma noi non smettiamo mai di crearci identità, anche identità nuove, voglio dire. È una biografia che costruiamo continuamente, che scriviamo continuamente. Ogni volta che facciamo una scelta di consumo, noi mettiamo un tassello ulteriore, no? E costruiamo la nostra biografia di consumatore. Per cui la mia storia sarà la storia di chi usa un Mac anziché un prodotto Apple anziché un PC, chi usa uno smartphone anziché un dumbphone, un telefono nuovo vecchio stampo, e chi consuma, non so, prodotti biologici o ecosostenibili piuttosto che, non so, fast food. Vengono, insomma, sono esempi un po' banali, però rendono un po' l'idea del fatto che, ancora una volta, che l'identità anche sotto l'aspetto del mercato e quindi del consumo è un concetto in continua costruzione ed evoluzione, l'identità di ciascuno, no? L'identità di conseguenza collettiva.